Uno speciale dedicato alla Società della Musica e del Teatro Primo di Cittelli. Siamo qui con il maestro Maurizio Cocciolito, presidente appunto della Società della Musica e del Teatro Primo di Cittelli, con cui vogliamo affrontare un po' il discorso di questa nuova stagione teatrale che sta per cominciare. Ci siamo quasi, mancano pochi giorni, che però quest'anno vede delle sostanziali novità. Per la prima volta, infatti, dopo 13 anni, se non ricordo male, ci si sposta dal teatro comunale e si andrà in una nuova location, che ricordiamo essere il Palazzetto dello Sport di San Nicolò. Come mai? Ci vuole spiegare come mai questo cambiamento? Dopo 13 anni, per quanto riguarda il progetto, abbiamo dichiarato che l'unica discussione che riguarda anche l'attività del sottotitolo. Io su questo progetto che uno dei gestori non ha permesso alla Società di realizzare all'interno del Palazzo dello Sport, quindi la tabella di testa di un'ora, si fa spesso di una ricetta. Questa cosa è una di quest'altro molto emozionale, che fino a qualche mese fa era una cosa di interessante. Che cosa è accaduto? Sappiamo bene, potete immaginare, che naturalmente tutto il mondo è una sfida, però come si dice, lo spettacolo deve andare sempre avanti, l'attività della discoteca deve andare avanti, quindi abbiamo trovato spazio e ospitalità al palazzetto di San Nicolò, perché in queste ore ci stiamo preparando per fare in modo che i nostri numerosissimi abbonati possano assistere per così dire nel miglior modo possibile gli interessanti spettacoli di Palermo e fare l'ospitalità all'interno di questo spettacolo. Maestro, lei ha ricordato che una volta che si spengono le luci e il palcoscenico fa cominciare lo spettacolo, si dimentica tutto, si dimentica anche la location in cui si è posti. Il teatro, la magia del teatro è proprio questo. Come riuscirete concretamente a trasformare un palazzetto dello sport in un teatro? Guarda, ce la stiamo mettendo tutta, naturalmente abbiamo chiamato dei tecnici molto bravi che lavoreranno notte e giorno, insomma, per allestire un palcoscenico che sarà molto grande, di 14 metri per 12, quindi molto grande di quello che deve essere il teatro comunale. E poi per cercare di migliorare anche dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista, per così dire, estetico, nel senso che saranno posizionate delle sedie che non sono le solite sedie di classe, quando saranno delle sedie investite, saranno posizionati dei venduti, mentre invece abbiamo trovato un ottimo dal punto di vista proprio logistico, degli ottimi tavolini, gli ottimi servizi, la struttura è tenuta molto bene, è stata molto bene, questo è stato molto ragionato di questo. Quindi siamo convinti che gli attori stanno molto bene, anche il pubblico potrà assistere nel miglior modo possibile di spettacolo, di forma restando che normalmente è stato il teatro, quindi auguriamo che il prima possibile, in qualche maniera, si stanno rientrando il nostro teatro comunale, e il nostro intendo come teatro, perché il teatro comunale è il teatro dei cittadini. Un teatro comunale che speriamo presto possa tornare ad essere di nuovo la vostra casa. E come pensate di convincere i vostri abbonati a spostarsi, abituati così com'erano, ad un teatro in centro e con tutte le comodità e con tutti i servizi che appunto offriva? Contento di questo risultato straordinario che è stato avanti in questi 13 anni, sotto la guida del grande Ugo Pandolfi, che è sempre il nostro direttore artistico. Di cominciare, cercheremo di convincere naturalmente con la qualità della nostra stessa, che è sempre un cappellone, come potete notare, perché si gira al 50% tra teatro leggero e teatro invece
di tre fatti in questo per il resto, insomma, da quello che ha fatto la discipline in questi quasi 40 anni di attività, è sempre stato qualcosa di importante, qualcosa di rispettoso nei riguardi proprio del nostro pubblico, e io penso che il pubblico sia sempre premiato per questo motivo. Al primo posto la qualità, ma anche tutta la parte che riguarda il tiro dello spettatore, quindi del pubblico, e accompagnato dalla fidelizzazione, è decennale, insomma, noi prendiamo il pubblico per mano, lo accompagniamo durante lo spettacolo, con i risultati sono quelli che sono. Ovviamente le difficoltà possono immaginare che saranno tante persone, insomma, che anche psicologicamente sono state di dover spostarsi a fare un po' di altro tempo. Noi siamo tutti anche da questo punto di vista, nel senso che organizzeremo dei bus in lotta, che andranno a prendere gli spettatori già personalizzati, insomma, si porteranno il numero dello spettacolo, gli accompagneranno il giorno dello spettacolo, così come andremo a prendere gli studenti, che sono tantissimi gli studenti che partecipano alla manifestazione di questo iniziativo, andremo a prendere anche lo studente, ma che mi sembra accompagneranno il sempre nelle questioni di quindi, ripeto, da questo punto di vista, Cercherete quindi di andare incontro al. continueremo ancora di più. Benissimo, quindi allora parliamo invece proprio del cartellone. Si comincerà con un titolo abbastanza impegnativo, Il sogno di un uomo ridicolo, per la regia Ancora sì, sì, di esatto, Gabriele Gabriele Lale. Lale. Gabriele Lale, insomma, come regista, che è stato poi il vostro ospite qualche anno fa in un'altra presentazione teatrale, che ha condiviso fin da subito questa, per così dire, difficoltà di non poter recitare in teatro, però ben capito, insomma, ha capito le motivazioni, ha Maestro, anche capito. per gli attori può essere uno stimolo in più, forse anche, no? Cimentarsi con un palcoscenico decisamente insolito Ma rispetto ai guardi, tradizionali. non solo stimolo in più, ma c'è anche, per così dire, non voglio dire rabbia, la parte vera, però un Gabriele Lale che si è visto recitare il teatro con il male per non si capisce bene il motivo, sinceramente con maggiore convinzione sarebbe base in un microfono e una sedia e abbiamo il costo che si deve accostare. Ma questo è un segnale molto forte, che lui sta di trovare telefonicamente e molto probabilmente potrebbe lavorare Andiamo avanti con il cartellone, vediamo che ci sono dei titoli molto interessanti, diceva lei, un giusto mix sì, tra un teatro assolutamente, leggero e sono teatro più già impegnato. vogliamo andare avanti, che sarà anche lei alla fine di novembre, poi passiamo l'anno nuovo con lo spettacolo con Luigi Rossi, con Fiorisci, con Gianmarco Togliatti. Per la prima volta ospiteremo nella stessa giornata di prosa sempre nel corso che quest'anno ha portato il suo Camerone in tutti i casi italiani con un grandissimo successo. Quest'anno era con la favola del principe che non sapeva amare, ma lo spettacolo sempre di avere tutti i contesti. Avremo Elena Spezialisti e Gianmarco Togliatti, avremo Asia Argento, avremo Lorella Piccarini con Giulia Stia, una commedia leggera. Avremo un importantissimo spettacolo che sta avendo grande successo da 3-4 anni, qualcuno vuole finire nel futuro, tantissimo film romano. Avremo Ingresso indipendente con Serena Alfieri, bravissima attrice napoletana insieme a questa da film, Tutti quindi nomi molto conosciuti che tutti molto sicuramente conosciuti, saranno anche di richiamo per un pubblico che magari non è così vicino spesso al mondo teatrale. guardi, c'è da dire anche questo, che purtroppo oggi i grandi attori di teatro,
attori, diciamo, oggi non se ne fanno più tanti di questo tipo, così, diciamo, inizialmente. Quindi noi cerchiamo sempre di prendere le migliori posizioni che ci sono. È normale che tanti autori e attori di cinema, televisione, oggi si fanno davanti sul teatro, se non si è cambiato un po' tutto, se ne sono fatto bene, se si è cambiato un po' tutto, se ne sono fatto oggi purtroppo si fa esattamente il contrario, però devo dire insomma che ci sono bravissimi attori, come molti di quelli che si chiamano anche in teatro, che sono parecchi molto bene e stanno facendo Maestro, noi abbiamo cominciato parlando appunto della stagione di prosa, ma come lei ricordava all'inizio, non c'è soltanto teatro, non c'è soltanto prosa nelle vostre attività. Quest'anno abbiamo visto come sia già cominciata la stagione dei concerti, che è il vostro, diciamo così, è stata la vostra punta di diamante, siete partiti da lì e portate avanti questa stagione dei concerti già da tanti La anni. Ricitelli è nata come associazione di musica, prima Ricitelli, poi si è trasformata in società dei concerti, e poi diventa società della musica del teatro. Questo fa significare che proprio nello studio di ora si crea la musica per attività concertistica. Tutto che fanno la 39 del stagione dei concerti, la prossima sarà quella del 41. Nel frattempo abbiamo fatto anche di video per la promozione della educazione in Italia, abbiamo fatto il progetto di Voice. Ovviamente in un momento in Italia la cultura, la cultura in particolare, abbiamo dovuto restringere le nostre attività, però stagione di corsa e stagione dei concerti ovviamente sono rimaste con i grandi successi. Quindi sì, abbiamo iniziato da un po' di giorni la stagione dei concerti, con la relazione che era stata fatta con la bravissima pianista, e adesso insomma nel corso dei mesi ospiteremo anche tanti altri musicisti. Però normalmente vanno bene, nel senso che si parlava proprio di musica, si trattava proprio di musica classica, poi anche di musica jazz, ci sono anche delle chiamavano contaminazioni in qualche modo, sia a livello musicale, che sia, parliamo di multidisciplinare, musicale, che sia, teatro, avremo musicisti importantissimi, come Sergio Lavariato, che è il più grande trombettista al mondo, Alessandro Carbonaro, primo trombetto della Carriera Nazionale di Santa Cecilia, avremo lo stesso Sinfonica, l'Orchestra di Kiev, avremo Mario Brunelli, grandissimo violoncellista, avremo i due musicisti di riferimento di Ennio Morricone, Gino Bufa, pianista che è ricordato il film La leggenda di Ennio Morricone, ormai che si chiama pianoforte, insomma, quindi ripeto, una musicista stimata e apprezzata da Ennio Morricone. Avremo Enrico Luca, il grande scrittore, un poeta in una veste insolita perché diciamo lo spettacolo prevede la partecipazione anche di giornalisti importanti come Stefano Battista e Nicolao. Avremo la band di Paolo Conte, proprio sono musicisti che suonano insieme a Paolo Conte in tutto il mondo e suoneranno anche delle composizioni scritte appositamente da Paolo Conte per loro. Avremo il vincitore del premio di suono pianistico di quest'anno, avremo l'orchestra jazz all'Italian Jazz Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, avremo il sestetto d'archi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, avremo Fabio Concato con Paolo Di Sabatino, sappiamo il grande successo che stanno avendo in questo periodo. Avremo l'orchestra, la camerata ducale di Vercelli, insomma, come vede ne sono tantissimi per tutti i gusti, sono concerti che saranno ospitati nell'Aula Magna del Convitto Nazionale del Fiore Vergine, saranno ospitati nella sala polifunzionale della provincia, non saranno ospitati anche questi al teatro comunale, perché ribadiscono che quest'anno il teatro comunale è vietato.
Ma la Riccitelli non si scoraggia per questo. Assolutamente, assolutamente, anzi, siamo molto determinati, andiamo avanti e prima o poi ci saremo sentiti in modo giusto e nelle sedi giuste. Proprio lo diceva poc'anzi, maestro, è l'anno prima, stiamo vivendo, e questo sarà l'anno che concluderà, diciamo così, il periodo della giovinezza di questa società della musica del teatro. Si andrà verso la maturità, verso il quarantennale. Quali sono, i programmi che possiamo già cominciare ad anticipare per l'anno prossimo? Sarà un anno decisamente speciale per voi. Le dico assolutamente che non le posso rispondere per un motivo molto semplice, perché in questo ambiente, cioè in ambito artistico, se diamo qualche anticipazione andiamo a bruciare quello che sarà, no? E bruciare le notizie in questo senso è qualcosa che non si può fare anche per questo. Però a parte questo ci stiamo lavorando. È ovvio che al momento in queste settimane, come appunto ben sa, ne abbiamo parlato, ci sono altri problemi da affrontare. Però da tempo insomma ci stiamo portando avanti un calendario importante che verrà celebrato con il momento quarantennale di una importante società artistica che speriamo che ha fatto tanto e sta facendo tanto per il tempo. Lei, maestro, è stato molto corretto, non ha parlato di errori che sono stati compiuti magari per la situazione in cui ci veniamo a trovare. Errori che probabilmente qualcuno ha commesso nella realizzazione del bando. Si sente di dire qualcosa agli amministratori o anche alla ACS, che comunque possiamo dirlo, insomma, è la società che gestisce il teatro comunale anche in prospettiva per i prossimi eventi. Ha qualche recriminazione da fare o ha qualche messaggio da lanciare? Guardi, in questa fase sinceramente non mi sento di dire niente, di rivolgere appelli a nessuno, se non naturalmente da quello che sta accadendo, si chiede al Comune di farsi particolarmente vicino in questo momento difficile, per quanto riguarda i gestori, ieri come sempre fatto un grande in bocca al lupo per l'attività che stanno svolgendo. Realizzando, naturalmente riservandosi di testare non lo so di effettuare, insomma, questa irragionevole, non voglio chiamare neanche concorrenza, perché la concorrenza è quando si dà la possibilità a tutti di realizzare attività, come si dice, noi si vogliono. Per i numeri, per quanto ci riguarda, sono dalla nostra parte, questo è l'ultimo giro, speriamo insomma, che qualche novità possa venire fuori, qualche novità semplicemente che sia quella che la Riccitelli possa tornare quello che ha sempre fatto. Se farà anche le prove attività artistiche all'interno del centro della città, che ha in qualche maniera contribuito da sempre alla crescita della stessa società di città, così come la città ha contribuito alla crescita di della città. Maestro, dunque, per concludere, qualche giorno fa è stato dato appunto questo annuncio del trasferimento della nuova location. Lei ha avuto modo anche di parlare già, immagino, con alcuni dei vostri associati, dei vostri abbonati. Qual è il sentore che lei ha? Come la città sta reagendo a questa novità, chiamiamola così? Guardi, diciamo che sta andando abbastanza bene, nel senso che non è che ci sono le persone che vengono in quello che non sono certamente nel tema di vedere il pericolo che l'assiste però diciamo, sono tantissimi che ci dicono che sono le difficoltà e che non si vede, vengono con voi e sono tanti, 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 tanti. Questo naturalmente si stimola avanti sempre con grande determinazione. D'altra parte che ci sia un leggero taglio, questo l'abbiamo anche utilizzato, anzi l'abbiamo utilizzato fin dall'inizio quando i generatori
venuto che la storia si sarebbe realizzata in un'altra stagione di cose. Però, ripeto, al momento sta andando bene, siamo contenti dei risultati dei numeri, e spero che questa parte della storia, che per qualche giorno si fa il debutto. Questa è la testimonianza probabilmente che il lavoro fatto negli anni poi alla fine paga. Ok, ringraziamo allora ancora il maestro Cocciolito per queste anche delucidazioni e come si dice in bocca al lupo, no? Come si dice per gli artisti, voi che siete scarsi? Viva il lupo! Viva il lupo, grazie, arrivederci. Box.